sempre e comunque, forza Napoli! Un giorno all'improvviso mi innamorai di te. Voglio e forza Napoli sempre. Come ben vedete sono ritornato a casa, purtroppo non è la mia terra, però amo lo stesso la mia Ancona. Allora, guarda qua, voglio fare i complimenti veramente a sta Juve, perché questo pareggio, questo tra virgolette, anche se l'ho tifata contro, perché vi sono sincero, ve l'ho detto sempre, non la tiferò mai la Juventus, mai, però devo fare i complimenti a questa Juve. Devo fare i complimenti a questa Juve perché questo 0-0 è come se avrebbero addirittura pure vinto, perché anche se Barcellona ha giocato, ha toccato, ha attaccato, possesso palla, sempre stava nell'area della Juve, quindi però alla fine parliamoci, su Barcellona, su Buffon non ha fatto una parata decisiva, quindi che sta a significare? Giochetti, press, eccetera, però con una grande difesa della Juve che è veramente, guardate, voi sapete, io schifo calcisticamente, immensamente, non ci stanno santo, però ovviamente quando c'è da vedere, ho visto un bel calcio, due partite, la prima che la Juve ha stradominato, qua non ha stradominato, giustamente si è contenuta a gestire la partita, fatto la fase difensiva come effettivamente doveva fare, ogni tanto con le sue occasioni, eppure con le sue occasioni, vedete, è stata più pericolosa con le poche occasioni che ha avuto la Juve, e non con le tante occasioni, ma non parate, di Buffon, il Barcellona. Quindi sta a significare che alla fine sto Barcellona, giochetti, giochettini, passaggi di qua, passaggi di là. E anche c'è da dire che nel settore Champions, a parte il tutto, diciamo, il complesso del gruppo, la difesa che si è dimostrata la migliore d'Europa, della Champions League, c'è da dire, voglio, purtroppo mi duole dirlo, ma è così, è inutile che ci nascondiamo indietro. Voi sapete, cari amici azzurri, i guandaschif calcisticamente a Rubén, ma c'è da dire, c'è da alzare le mani e fare un applauso e complimenti, pur che sarebbe complimenti a merda, però se bisogna dare i complimenti a merda, quindi perché è così. E sto Barcellona, come vi stavo dicendo, un Neymar sinceramente egoista, vero che era totalmente diverso dalla partita di Torino, però un Neymar egoista, perché quelle occasioni che ha avuto, e non mi passi la palla là quando Messi oppure Suarez stava da solo, questo fa parte di egoismo, è inutile che ci prendiamo in giro. Poi mi piange, allora io chiagno un bacio bip, tu vai a passare la palla là, devi passare la palla là. Comunque alla fine, se valutiamo la situazione, vediamo, io la statistica ancora non la vedo, però Buffon non ha fatto una parata che decisiva, a me quelle che ho visto io, ho visto bene che Buffon non ha fatto un intervento decisivo, l'ha fatto più a Torino su, come si chiama il difensore là? Porca miseria, non mi vedo. Vabbè, lasciamo stare, se no mi nervosisco.
Vabbè, non mi viene. Comunque ha fatto due interventi Buffon a Torino, che qua non ha fatto assolutamente niente. Interventi proprio decisivi. Quel tiro a giro di Messi, beh, la palla là ce l'ha deviata Bonucci, cosa, Chiellini, là. Ma che, mi sto scordando, no, se ce l'ha deviata lui, quindi alla fine interventi di parate decisivi di Buffon stasera, nonostante il predominio di questo Barcellona che è stato sempre nell'area avversaria vostra. Alla fine voi giustamente quelle occasioni che avete avuto di ripartenza le stavate quasi pure sfruttando. Su Barcellona proprio ha meritato, quindi meriti alla Rubens, anche a malincuore, che vuol dire, anche a malincuore, anche che vi ho tifato contro, perché vi tiferò sempre contro, questa è la mia sincerità, vi tiferò, però questo è assodato, godevo se voi uscivate, anche se, come avete visto nel video, quando avete giocato a Torino, io ho detto era difficilissimo, ma difficilissimo che il Milan, che il Barcellona faceva una rimontata, addirittura non ha fatto manco un gol su Barcellona, quindi ben gli sta, perché col PSG non meritava, va, ha fatto la rimontata, sì, però due rigori, c'è Steven, non c'è Steven, più no, che sì, quindi alla fine, ma è uscito, giustamente, con una grande Rubendus, sì, ieri, come vi ho detto, il Real Madrid gli sono stati regalati due gol in fuorigioco con Cristiano Ronaldo, e niente, vedendo questa Juve e questa difesa, a malincuore, anche se vi ripeto un'altra volta, non vi tiferò mai e spererò mai che voi vincite la Champions, perché è chi mi supporta, è chi mi supporta se vinci la Champions, ma voi da capite che se vinci la Champions, ma chi mi supporta, uggiamo si di una mania di sicchiuto, figuriamoci si fa roba a vincito, mamma mia, era una mica per non vi supportò. Comunque niente, raga, meriti a voi, complimenti, perché veramente complimenti, andate al ritorno, avete meritato, anzi meritatissimo, questa qualificazione, nessuno vi ha regalato niente qua, e niente, merita a voi, ma sempre forza Napoli, perché Uriest è tutto munnezza e sicchieru, sempre, sempre, vai giù, ciao, vai giù, un bacio e forza Napoli.